in questo numero del TG Giovani. Alluvione in Emilia-Romagna, cambiamento climatico o maltempo? Senza smartphone e con lo zaino in spalla, l'avventura di 24 studenti. Un progetto per far emergere competenze e abilità. Ciao ragazzi, la scorsa settimana siamo stati a Forlì a spalare in mezzo al fango. Quando siamo andati via però ci siamo fatti una domanda. L'alluvione in Emilia-Romagna è cambiamento climatico o maltempo? Su internet si legge di tutto e di più, quindi lo abbiamo chiesto ai nostri coetanei e anche a chi parla di ambiente tutti i giorni. Secondo me l'alluvione c'è stata a causa del cambiamento climatico perché non è il primo disastro ambientale che succede nel mondo. Io invece non ho la più pallida idea. Secondo me sì. Ma secondo me in realtà è un po' un misto dei due, sicuramente cambiamento climatico ma anche un po' di nostra sfiga. Bisogna assolutamente constatare che invece si è trattato effettivamente di un evento estremo che dobbiamo assolutamente e necessariamente ricollegare all'emergenza climatica in corso, perché la crisi climatica e il riscaldamento globale prodotto dal nostro consumo dei combustibili fossili avrà sempre più di frequente questi effetti sul nostro territorio. In questi giorni sui social abbiamo visto foto dall'alto di acque sempre più nere, di mari invasi dal fango, allarmi di malattie e infezioni imminenti. Ma è davvero così? Dobbiamo avere paura? Tutto il fango che noi stiamo togliendo dalle strade, dalle case, dalle cantine, una grandissima parte di questo si sta immettendo nelle nostre fogne, quindi sta entrando nel ciclo dell'acqua e sta arrivando al mare. Credo che bisognerà capire molto bene se effettivamente le condizioni igieniche permetteranno di tornare al mare. Da quel che mi ricordo io non c'è mai stata così tanta acqua in così poco tempo, che non credo sia a causa semplicemente del tempo ma proprio del cambiamento climatico. Secondo me sì, perché è un'acqua anomala, una pioggia anomala che è caduta in grande quantità, quindi è un emblema del cambiamento climatico. Secondo me sì, perché comunque c'erano già stati eventi in passato, certo ha aggravato il cambiamento climatico. Quello che potete fare è informarvi e capire che oltre a quello che può fare ciascun singolo di voi o singola di voi, potete mettervi insieme e chiedere questi cambiamenti che vengono fatti su ampia scala a chi questi cambiamenti li può fare con leggi e norme. Ci siamo ritrovati in questo disastro, ma ci sono persone in altri posti del mondo che queste situazioni le stanno vivendo da decenni e che continuiamo a non ascoltare. Quindi ecco, la mia speranza è quella di essere ascoltati, finalmente. Noi un po' ci siamo chiariti le idee, speriamo di esservi stati utili. Da Radio Immaginaria è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, io sono Mattia e come ogni settimana ecco qua le tre notizie che abbiamo trovato per voi. La prima notizia di oggi parla di gite, ma gite un po' particolari. Infatti 24 studenti della scuola media di Leno, che si trova in provincia di Brescia, hanno rinunciato al proprio smartphone per 4 giorni e quindi hanno rinunciato anche a tutti i social per intraprendere una camminata di 60 km. Questi 60 km devono intraprenderli con uno zaino in spalla e in questi ultimi mesi si sono allenati per ridurre il peso di questo zaino da 10 a 7 kg. Voi lo fareste? Io ci dovrei pensare, ecco. A proposito di telefoni, lo sapete che il tempo medio dell'attenzione è di circa 47 secondi? Nel lontano 2012 una studiosa di nome Gloria Merck ha notato che tutte le persone passavano sul cellulare massimo 75 secondi prima di non cambiare applicazione o di fare qualche altra azione sul web. Oggi questo tempo è sceso da 75 secondi a 47 secondi. Quindi significa che se prima tra leggere un messaggio e guardare l'ultima storia di Instagram passavano 75 secondi, ora ne passano soltanto 47 secondi. Voi cosa ne pensate? Cambiamo argomento e parliamo di scuola, dato che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha fatto visita alla prof che è stata accoltellata da un alunno di Abbiate Grasso. In questa occasione ha deciso di aumentare il numero di psicologi a scuola, dato che questi casi sono purtroppo sempre più frequenti. Insomma, da noi di Radio Immaginaria è tutto, queste erano le tre notizie della settimana, ciao! Questo progetto mi sta, diciamo, facendo capire se in realtà questo lavoro fa per me oppure no. Un anno e mezzo fa ho deciso di lasciare la scuola perché questo lavoro a me mi è sempre, diciamo, piaciuto e spero di imparare altre cose. Ho imparato
a fare il meccanico e imparare parecchi utensili, come vivere nel mondo del lavoro e come si svolge il lavoro quando si fanno manutenzioni vicino alle macchine. Mi sto trovando molto bene anche perché questa esperienza mi ha insegnato molto a relazionarmi con le persone. Spero che questa esperienza possa immettermi nel mondo del lavoro. Con l'azione Divento imprenditore di me stesso, realizzata dal partner ID Makers, abbiamo attivato diversi tirocini extracurriculari. Per gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni e hanno assolto all'obbligo scolastico, ma che purtroppo hanno abbandonato la scuola, i tirocini extracurriculari hanno rappresentato un'opportunità di sperimentarsi sul campo e di immaginarsi nel loro lavoro futuro. Da questo tirocinio mi porto dietro i ragazzi che mi hanno alzato, mi hanno dato l'opportunità di andare avanti e soprattutto i due fondatori dell'azienda. Ringrazio loro che mi hanno insegnato a stare dall'altra parte, a tagliare il ferro, ad avvitare i pezzi, a mettere una vite, a mettere i vetri, a caricare i vetri, a mettere una maniglia. Ospitare per noi in azienda un ragazzo che ha abbandonato la scuola è stato sicuramente un'idea di voler dare una risposta formativa innanzitutto non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Non è stato facile. Ci siamo trovati ad essere, diciamo, non degli insegnanti, ma dei compagni di strada. Col tempo, con la perseveranza, con la pazienza, con la voglia di crescere, di aiutare a crescere, questo ragazzo oggi sicuramente posso dire, posso essere soddisfatto che è cresciuto. Trovo questi corsi, questi progetti molto utili, in quanto i ragazzi solo attraverso uno stage possono realmente capire se hanno attinenza verso una professione o no. Sono molto contenta di aver aderito a questo progetto perché mi ha dato la possibilità di formare una giovane ragazza che, dopo aver lasciato la scuola, mi ha chiesto di poter svolgere l'attività presso il mio locale, e lei è una ragazza che si è dimostrata molto, molto determinata ad apprendere ed è molto valida nel svolgere il suo lavoro. E auguro a Simone di continuare nella sua vita lavorativa e soprattutto che ci metta lo stesso impegno che ci ha messo nel tirocinio. Auguro a Fabiana di scoprire qual è la sua strada.